rispondo volentieri, però vedi, ritorniamo a come ho chiuso il discorso. Ritorniamo, la prima domanda è subito una situazione di chiusura polemica, non una situazione come la stagione come è andata, ossia questo qui è, ti fa capire. Però quello mi sembra male. Perché fai il bonus così, no, con la testa? Scusami Daniele, buongiorno, hai appena finito di dire. È giusto così. Sento proprio l'uso. Tu dici, dimmi se comunque, dici, sono qui anche per parlare della roba vecchia, se no dici. La roba vecchia non se ne parla ed è legittimo, non si parla. No, ma io parlo di tutto, ti ho detto questo qui, volevo anche da voi un riscontro. Mi sarebbe piaciuto riscontro all'inizio anche sulla stagione che abbiamo passato. Quanto qui, non è stato detto, siamo partiti subito con un'altra situazione. Anche perché finito il campionato è partita la vicenda Correa. La spiego in maniera molto semplice, perché è giusto, siamo qui apposta, no? Per fare un confronto. Che vuol dire certo? No, certo. Siamo qui per fare chiarezza. La vicenda Correa è molto semplice. Partiamo dall'inizio. Il calciatore viene chiamato da me, calciatore che ho fortemente voluto la Fiorentina perché ci ho lavorato insieme, abbiamo preso la Sampdoria, abbiamo fatto 2 anni insieme, è stato venduto a tante soldi all'Arsenal, mi ha dato certezze sotto il profilo tecnico, che era quello che ci serviva in quel momento, perciò il ragazzo va ringraziato di quello che ci ha dato, è stato un grande campionato il suo, però io personalmente lo chiamo i primissimi di aprile. Perché vi faccio questo excursus? Per far capire, no, che tante cose non sono state poi trasferite nella maniera corretta, perché era stato detto che noi avevamo fatto un ribasso al calciatore e che il calciatore non l'avesse accettato. Il ribasso che considerava il calciatore era questo. Per fare il diritto, il prestito con diritto, abbiamo dovuto mettere la somma che per l'Arsenal non creasse una minusvalenza, che aveva una bilancia per 15 milioni, e avevamo messo il contratto del calciatore spalmato in 4 anni, che era di 2.750.000. Abbiamo chiamato aprile, i 2.750.000 per 4 anni sono 11 milioni, noi lo chiamiamo ad aprile e gli offriamo di fare un quinquennale, perché così anche se noi dovevamo fare l'acquisto era un ammortamento di 5 anni invece che di 4, e era considerato come per noi comprare un calciatore del 96 quelle cifre e con quei soldi, che era un'operazione da più di 30 milioni di euro, era considerato noi due situazioni, cioè se te vai a fare un contratto del genere lo vedi come una tua nuova possibile bandiera, dove alla fine del quarto anno l'allunghi, l'allungamento, si inizia a essere un giocatore che ha 31 anni, perciò lo vedevo come un percorso lungo, quello che si torrega. E noi offriamo 2 milioni e mezzo più bonus per 5 anni, che sono 12 milioni e mezzo. Perciò mi sembra che avessimo fatto una proposta a ribasso, bensì una proposta molto vantaggiosa anche per il calciatore. E lì c'è stata una chiusura netta da parte della gente, da parte sua. E poi quando inizi così qualche cosa cambia, no? Nei rapporti, nelle situazioni. Gli ultimi mesi e mezzo poi ci hanno detto un'altra cosa importantissima. Quel mese e mezzo Amrabat ha fatto la grande. Poco da fare. Quel mese e mezzo Sofi ci ha dato garanzie. Ci ha fatto capire anche al nostro allenatore che potevamo utilizzare il ruolo del play anche con altre caratteristiche che forse potevano essere anche più congeniali a una squadra fortemente tecnica in avanti come la nostra. E a quel punto è diventata una scelta completamente tecnica, condivisa da tutti, condivisa con l'allenatore, dove ci siamo detti Amrabat o Torreira. Amrabat. Abbiamo scelto tutti insieme Amrabat.